Cambianica, mitico presidente del Casazza Calcio, numero uno del volley caseificio Paleni, insomma lo sport a Casazza e dintorni. La cosa più bella del volley femminile? Sicuramente la passione che ci mettono le ragazze e vedere giocare comunque delle belle ragazze in campo. La cosa più bella del calcio maschile? La cosa più bella del calcio maschile è il pallone. La trasferta che porti nel cuore? Settala, finale di Coppa Lombardia. Il giocatore più forte che ha ingaggiato al Casazza? Trovò. La ragazza più forte che ha ingaggiato al volley? Dirna. Il tuo personale top 11? Allora, diciamo due portieri, Carminati, Bellussi. Poi andiamo con Trovò, Carità. Poi ci metto Bordogna, i due fratelli Berzi, i due fratelli Bellina, Avanzini, Quarantini, Torri, chi mi manca? E come mister chi mettiamo? Come mister Avanzini. Il tuo personale top 6 in ambito pallavolo? Virna, Signorelli, Lucrezia, Saraghezzi, Berera, Piccoli Giulia e mi fermo. Un grande amico che hai nel calcio? Trapletti Ruggero. Una grande amica che hai nella pallavolo? Virna. La partita più bella da quando sei presidente del Casazza? Quella di domani sera. La partita più bella da quando sei presidente del volley? La prossima. Sei un imprenditore, il problema principale che ha l'economia italiana? Che non dà troppo spazio ai giovani. Il tuo amico Christian Bellina in una parola? Unico. Il capitano Michael Bellina in una parola? Un grande uomo. Da bambino cosa sognavi di fare da grande? Meccanico. La qualità che deve avere un buon padre? Diciamo, qui mi metti un po' in crisi, però... Diciamo, ho due figli che sono cresciuti bene e quindi le mie le qualità. La qualità che deve avere un buon figlio? Fare la metà di quello che ho fatto io, ho combinato alla loro età, sarebbe già un successo. E quelle che deve avere un buon marito? Non ascoltare troppo la moglie. Quelle per essere un buon presidente di una società? Onesto, sincero, leale per quel poco che si riesce a fare. Il rammarico più grande nella tua vita? Non ne ho. Cos'è mancato al tuo Casazza quest'anno? Il presidente. La cosa che hai fatto nella tua vita di cui vai più fiero? I figli. Tre allenatori del calcio dilettante di cui hai stima? Avanzini, Luzzana e Maffioletti. E tre presidenti invece? Signorelli del Villongo, sicuro. Un altro presidente che stimo moltissimo, Innocenti dell'Emine e Cambianica da Casazza. In ambito calcistico, il tuo più grande sogno? Assestarmi come società, fra la promozione e l'eccellenza. Non ambisco andare più di tanto in eccellenza, perché mi rendo conto che comunque la nostra categoria è la promozione, però il sogno rimane. Il sogno pallavolistico invece? Palla B1. È qualcosa che vuoi realizzare nella tua vita? Non mi manca